Don Giuseppe, un episodio che ha sconvolto la comunità canicattinese, quello avvenuto sabato notte, ieri una fiaccolata, poi il messaggio del vescovo, violenza che eh, speriamo non produca violenza? Assolutamente non deve produrre violenza, anche perché abbiamo fiducia nel Signore, che è il Signore... E risane i cuori affrante. Su questo bisogna essere molto convinti. Ieri, ieri abbiamo fatto, come comunità ecclesiale, abbiamo fatto sia la celebrazione eucaristica sia la processione del Santissimo in forma penitenziale, dove abbiamo chiesto al Signore di liberare la nostra città dai mali che la stanno affliggendo sempre di più. Da quando sono qui ci sono stati altri omicidi, però a me ricorda quell'altro omicidio di un altro giovane, avvenuto anche un sabato sera quando con eh, un, eh, un cacciavite, eh, barbaramente anche lì siamo stati sconvolti, amareggiati. Ora ci capita anche quest'altra situazione così aberrante, proprio una cosa che, che mi ha molto, molto, molto amareggiato, scosso perché non è, non è concepibile, non è accettabile, una cosa del genere non si può minimamente concepire ed è veramente brutto. Ma io mi sto chiedendo, ecco, da, 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 da ieri, ma poi anche durante la preghiera, durante l'adorazione di ieri sera, quando abbiamo chiesto al Signore con cuore aperto, Signore libera te da tanti mali che ci sono, che poi c'è questa punta dell'iceberg che venga fuori, ma io credo che ci siano altri malesseri, per cui veramente invito tutte, la cittadinanza, la municipalità, anche le forze dell'ordine, a metterci un po' insieme, a vedere che cosa, che cosa sta succedendo. È vero, io ne abbiamo parlato con i nostri sacerdoti, con tutti i sacerdoti, continuamente. In quello che è il nostro campo, cioè nelle omelie, continuamente cerchiamo di, 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 di indirizzare, dare indirizzi per una vita, però poi ci accorgiamo che materialmente, come se ci stesse sfuggendo dalle mani una certa realtà. Per cui io invito tutti, tutte le famiglie per esempio, le famiglie ad essere famiglie sane. Non si, può, non si può vivere in, in maniera così drammatica la, 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 anche la vita familiare Dio mio, cerchiamo di, di volerci bene ma sinceramente il volere bene i figli non si tratta a contentarli in tutte e per tutte il volere bene i figli significa prima di tutto volersi bene ma, mamma e papà se mamma e papà si vogliono bene i figli si amano credo che ci sono tante cose su cui dobbiamo riflettere ci ha, ci ha colpito, ci ha scosso, anche perché era il giorno del Copussidomene, avevamo preparato, dicevo a Monsignor Vella, eccellenza, avevamo preparato questa messa nel, per essere un momento di grande gioia, di grande, però dico, mi dispiace, <ride> è un momento di grande sofferenza per la nostra città. Un momento di sofferenza per la città, per la famiglia che sta soffrendo la tragedia di vedere un figlio così giovane morire per... per dico, ma, ma l'altra tragedia qual è? E Quel poveraccio che ha commesso questo delitto, cioè non... bisogna pregare sia per l'uno che per l'altro, perché abbiamo bisogno tutti di essere convertiti. E subito avendo mandato il messaggio al nostro arcivescovo, il nostro arcivescovo, subito immediatamente, si è fatto presente con un messaggio a sua volta, dicendo: Sono vicino e prego con voi e per la vostra città. Abbiamo bisogno di affidarci davvero a Dio. Quando Lui manca, il brutto prende il sopravvento, la violenza offende Dio e gli uomini. Credo che in tutto possiamo ridurre anche tutto quello che io vorrei dire, e, e lo sa il Signore, il mio cuore cosa vorrebbe dire da questa, da questa televisione, da questo momento: dire a tutti. Però credo che il messaggio del Vescovo sintetizza benissimo i sentimenti, non solo della, diciamo così, delle comunità ecclesiali, ma credo anche di tutta la cittadinanza di Canegatte, perché in questo momento sto vedendo che veramente è un colpo, un, un colpo molto forte alla nostra città. La nostra città penso meriti qualcosa di più bello.